E ciao a tutti ragazzi, io sono Simo dei Mapaue e oggi siamo qui di nuovo su One Piece Treasure Cruise, questa volta per parlare dei buff e dei debuff. L'ultima volta, effettivamente, nella mia guida sono stato poco chiaro rispetto a determinati punti, perciò voglio riprendere la guida e diciamo completarla con altri video successivi, anche perché comunque il gioco non si fermerà qui, verranno aggiunti un sacco di nuovi contenuti, di nuove cose e quindi mi piacerebbe ampliare questa guida sempre di più per renderla sempre più chiara e più trasparente possibile per i nuovi giocatori. Quindi ragazzi, io vi dico, sono andato su una pagina che si chiama OPTC Forum Free e ho trovato tutti i tipi di buff e di buff che esistono. Naturalmente quelli che trovate segnati sono le fotografie di questo sito, quindi io non ho fatto assolutamente nient'altro che prendere quelle immagini e trasferirle dentro qui. E vi spiegherò più o meno a che cosa servono ogni tipo di simbolo che vedete trovato qui. Il primissimo simbolo che trovate in alto è una specie di oblò, un cerchietto con un simbolino laterale. Quello è il simbolino dell'amplificazione dell'effetto degli orb. L'amplificazione dell'effetto degli orb praticamente vi consentirà di avere un aumento di attacco nel momento in cui abbiate un orb matching, ovvero un orb luminoso sul vostro personaggio. Mettete che avete un personaggio verde e avete un orb verde su di lui. L'amplificazione dell'effetto degli orb farà sì che il vostro attacco su quel personaggio verde sarà aumentato. L'attacco può andare da 1,1 a 2,25 circa. Adesso c'è Law che dà un'amplificazione degli orb per gli striker di 2,25. Quindi esistono anche dei debuff con questo simbolo, in quanto se i nemici vi metteranno questo simbolino, quindi vi amplificheranno gli orb, i nemici possono amplificarvi gli orb, se vi amplificheranno gli orb lo faranno come se fosse un malus, ovvero vi boosteranno gli orb per esempio di 1,1 e in quel momento voi non potete assolutamente portare qualcuno che vi boosti gli orb, perché se avete già uno di questi effetti attivi non potete sovrapporre un altro effetto uguale. Questo vuol dire che se io ho un'amplificazione degli orb di 2 e utilizzo un altro personaggio che ha l'amplificazione degli orb di 1,5, i punteggi non andranno a sommarsi, non sarà possibile attivare la special. Quindi ragazzi, fate molta molta attenzione. Stessa cosa per quanto riguarda l'aumento dell'attacco. L'aumento dell'attacco invece è universale, anche se non avete orb matching o altro, l'aumento dell'attacco dipende sul tipo di solito o sull'attributo del vostro personaggio. Per esempio, ci sono aumenti di attacco per i personaggi intelligenza piuttosto che per i personaggi striker secondo la classe. Quello dipende molto da personaggio a personaggio. Andando ancora in basso troviamo questa specie di teschietto, questo teschietto è l'avvelenamento. L'avvelenamento toglierà un tot di danno ogni turno, normalmente è qualcosa come leggermente meno a 1000 di danno, quindi non è un danno consistente, tuttavia serve per eliminare certi personaggi con altissima difesa che non potrete eliminare in altro modo. In basso troviamo la riduzione del danno subito. Questo simbolino qui, questo che sembra uno scudo arcobaleno, vi diminuirà il danno che riceverete nel turno successivo. Questo vuol dire che se attivate questo scudino, voi avrete per esempio il nemico toglie 10.000, voi avete una riduzione del danno del 90%. Questo vuol dire che vi leverà soltanto 1.000. Questo chiaramente affetta anche un determinato, cioè dipende anche da determinati turni. Per esempio, ci sono personaggi che hanno una riduzione del danno a diversi turni, per esempio per 2 o 3 turni, come Smoker, per esempio. Smoker diminuisce il danno del 50% per 3 turni. E questa riduzione del danno naturalmente dipende sempre da personaggio a personaggio, così come anche gli orb matching e l'aumento dell'attacco. Di solito c'è scritto un numerino di fianco per indicare il numero di turni in cui questo buff sarà attivo. Abbiamo poi in basso uno scudino con una specie di sbarretta sopra. Quella è la riduzione della difesa, ovvero i nemici avranno la loro difesa ridotta per un tot di turni. La riduzione di difesa è utile soprattutto contro personaggi che hanno altissime difese oppure i buff della difesa che vi farò vedere poi più tardi. Attivate questa, la loro difesa sarà diminuita e voi potrete passare
per molto più danno attraverso lo suo scudo. Naturalmente dipende quanto sarà alto questo scudo. Andando avanti troviamo una specie di orologio dentro una bussola. Questo è il ritardo, ovvero il delay, quello che io chiamo delay. Il delay è praticamente uno spostamento dei turni d'attacco dell'avversario. Se per esempio all'avversario l'avversario tocca ogni turno di attaccare, voi attivando personaggi che ritardano potete spostare il suo attacco di due turni e far sì che quei due turni lui non vi attacchi. Si attiveranno comunque effetti passivi, tuttavia perlomeno eviterete veramente tanti danni e quindi questo è più che utile. Andando avanti troviamo invece uno scudo dorato. Questo scudo dorato riduce il danno subito del 100%. Normalmente sia su personaggi specifici, per esempio Josu. Josu riduce il danno del 100% per i personaggi destrezza. Quindi i personaggi destrezza vi faranno lo 0% di danno. Questo dipende anche dal numero di turni, dal tipo di personaggio che vi attacca. Insomma, di solito c'è sempre una ragione per cui lo scudo è al 100%. Comunque molto molto utile sapere anche questa cosa. Andando avanti troviamo l'attacco aumentato in certe condizioni, quella specie di pugno che vedete così che vi colpisce attraverso il muro. Allora, in pratica questo pugno conferisce danno aggiuntivo sulla base di condizioni, ovvero per esempio se il nemico è ritardato voi aumenterete l'attacco dello 1,5. Questo effetto si attiverà solo nel momento in cui il nemico sarà ritardato di un turno, per esempio utilizzando Golden Pound attiverete l'altra special e aumenterete l'attacco anche sulla base di del ritardo del nemico. Andando avanti troviamo il survival, la resilience non mi veniva in mente. Fa sopravvivere ad un attacco quando oppure il nemico, la stessa cosa può succedere al nemico, praticamente il nemico non può morire. Questo effetto si attiva a un determinato numero di turni, eccetera. Per quanto riguarda il nemico, normalmente si attiva una sola volta per quanto riguarda voi. Può succedere, per esempio, utilizzando la special di Bartolomeo e voi avete questa resilienza. C'è anche un socket di resilienza che tuttavia io vi consiglio assolutamente di escludere, quel socket non esiste, non consideratelo, e praticamente vi impedisce di morire nel caso in cui, o impedisce al nemico di morire nel caso in cui subisca degli attacchi normali. Quella che vedete, la bistecca con la freccina in basso, praticamente è la diminuzione del recovery. Questo vuol dire che recupererete molta meno salute dalle vostre bistecche. Questo dipende da che sia il nemico piuttosto che un vostro personaggio a mettervi questo debuff, però in pratica recupererete molto meno utilizzando la carne e quindi ve la renderà praticamente quasi inutilizzabile. Andando avanti troviamo lo scudo colorato. Lo scudo colorato può essere di diverso tipo, di 5 tipi principalmente, quindi il colore della forza, della velocità, destrezza, intelligenza e psicologico, penso. Praticamente questo tipo di scudo capita al nemico e serve a ridurre un determinato tipo di danno. Quindi sulla base del colore che avrà lo scudo può essere anche cangiante, quindi può essere può ridurre il danno di differenti tipi di personaggio alla volta e riduce il danno subito da quei tipi di personaggio, quindi debuff abbastanza fastidioso che avete. Andando avanti troviamo il teschietto viola. Il teschietto viola avvelena fortemente un nemico, questo vuol dire che infligge molti più danni e in alcuni casi, come per esempio quello di Magellan, addirittura aumenta il suo danno nel tempo. Non tutti i veleni aumentano il loro danno nel tempo, quindi fate bene a leggere le descrizioni delle vostre special in maniera tale da non rimanere fregati quando siete già partiti per la missione. Abbiamo poi l'aumento del moltiplicatore.
Tantissimi mi dicono che cos'è quella scritta, quei numeri che mi appaiono in centro quando faccio great o perfect. Ok, questi qui si chiamano moltiplicatori e influiscono sul vostro attacco. Sulla base di quanto è alto il vostro moltiplicatore, il danno aumenterà. Il moltiplicatore massimo è 2,5, tuttavia può essere aumentato, per esempio a 2,7 o a 3. Per fare tutto questo ci vuole l'aumento del moltiplicatore, ovvero questo simbolino con la freccia in sopra con l'esplosione. Questo vi aumenterà il moltiplicatore, quindi il danno che potrete infliggere facendo un determinato numero di perfect. Avete inoltre il blocco del moltiplicatore. Il blocco del moltiplicatore praticamente vi consente di lockare il vostro moltiplicatore a un determinato numero. Per esempio, nel caso di Boa, lockerà la vostra chain a 2,5. Questo vuol dire che voi, anche se non fate perfect, fate per esempio great, avrete comunque il moltiplicatore a 2,5 per il personaggio successivo. Questo è molto molto utile, specie perché chi naturalmente attacca per ultimo solitamente ha il danno più alto in assoluto. In questo caso voi potete aumentare il danno per tutti quanti, quindi super mega utile, tenetelo in considerazione. Anche questo serve per aumentare il danno che fate ai vostri nemici. Sotto trovate una specie di salsicciotto di bistecca verde. Questo qui praticamente è un recupero di HP ogni turno. Ogni turno voi recupererete un tot di HP sulla base di quanto vi dice nel vostro personaggio o quanto nello stage vi deve recuperare il vostro nemico. Capita poche volte che sia il nemico a recuperarvi gli HP ogni turno. Gran parte delle volte siete voi che dovete attivare questo buff. Capita per esempio con Ivankov che oltre a diminuire lo scudo, vi recupererà un tot di HP ogni turno. Avete inoltre il Damage Threshold, almeno credo che si chiami così. È una riduzione di danno sopra una certa soglia. Questo possono averlo sia i nemici che voi. Praticamente, se un vostro personaggio vi dice che vi faranno molto meno danno quando vi colpiranno, per esempio, oltre 3000, cioè se vi faranno un danno che vi toglierà oltre 3000, questo scudo impedisce a quel danno di passare. Nel senso che invece che togliervi, per esempio, 10.000, finirà a togliervi 3200, una cosa del genere. La riduzione di danno sopra una certa soglia è molto molto utile nel caso in cui ci siano personaggi con altissimo danno. Allora a quel punto voi utilizzate questa abilità e vi garantite la sopravvivenza. Abbiamo inoltre questo buff, questa specie di simbolo della special che vedete rosso col teschietto dorato, che praticamente fa passare le difese nemiche. Questo buff è molto molto particolare, non capita quasi mai. Fino ad adesso credo che ce l'abbia solo lo leggenda. Praticamente tutte le special riescono a passare attraverso le barriere. Normalmente le barriere impediscono sia alle special di passare, quindi non potrete far danno oltre le barriere. Per esempio, se avete un HP cutter, non potrete farlo passare attraverso le barriere. E quindi qualsiasi tipo di special non passerà queste barriere. Con questa special, invece, potete passare le barriere con le special per un tot di turni. Molto molto utile, tuttavia situazionale, ripeto, ce l'hanno pochissimi personaggi, attualmente solo loro. Il simbolino che vedete sotto, quella specie di esplosione con la bistecchina, aumenta la quantità di punti salute ricevuti dagli orb di carne. Questo vuol dire che vi aumenta il recovery per un po' di tempo. Avete inoltre un altro simbolino sotto che è molto simile e aumenta il recovery, anche questo. Quello sotto, quello che sembra una specie di morsa, è il blocco degli orb. Praticamente, se voi avete tutti e sei gli orb matching, mettiamo che questo fortunatissimo caso avvenga, avete tutti e sei gli orb matching e voi volete che il turno successivo voi abbiate ancora al 100% gli orb matching. Cosa dovete fare? Dovete attivare un orb locker. Per esempio, Okiji Ride. Okiji Ride vi bloccherà gli orb per 2 turni. Questo farà sì che il turno dopo non troviate sorprese, quindi per esempio se avete tutti e sei gli orb luminosi, anche il turno dopo vi ritroverete gli orb luminosi, a meno che chiaramente il vostro nemico non attivi un orb switcher e quindi vi cambia gli orb e a quel punto siete fregati.
Andando avanti invece trovate questo simbolino, questa specie di cerchietto che sembra un orb con dietro un raggio di luce. Aumenta le probabilità di uscita di un orb. Questo vuol dire che, per esempio, in determinati casi aumenta la possibilità della fuoriuscita di un tipo di orb particolare, oppure aumenta la possibilità di trovare matching orbs. Questo è molto molto utile in determinati casi, specie per esempio negli zero stamina, che sono parecchio tosti, e trovare gli orb matching è strautile. Sotto abbiamo quelle specie di tre palle di fuoco. Infliggono danno alla fine di ogni turno. Questo dipende, è un effetto che attivano in pochi attualmente, pochi personaggi, per esempio Diamante o Fuggitora, l'avete visto molto spesso nei miei video. E l'infliggere danno ogni turno praticamente toglierà una certa percentuale, un certo quantitativo di vita alla fine di ogni turno. Molto utile anche questo. Andando avanti troviamo quella specie di occhio bianco. L'occhio bianco ci permette di vedere le statistiche nemiche, quindi questo vuol dire punti vita piuttosto che recovery, eccetera. Molto utile, ce l'ha solo Violet al momento e serve principalmente per vedere che cosa vi aspetta, eccetera. Non è niente di impossibile o pauroso, semplicemente vi serve per vedere quali sono le statistiche nemiche, quindi l'attacco, difesa, eccetera. Abbiamo inoltre quella specie di pugno con la freccia in basso. Quello praticamente è la diminuzione dell'attacco. Per un tot di turni l'avversario vi diminuirà il quantitativo di attacco sulla base di una percentuale normalmente. Può essere molto alta o molto bassa, questo dipende. La diminuzione dell'attacco comunque sappiate che è piuttosto consistente nella maggior parte dei casi. Sotto ancora troviamo il pugno con sopra un più e una specie di esplosioncina dietro. C'è scritto che infligge del danno aggiuntivo, ovvero questo è un po' complicato. L'attivano determinati personaggi come Inuarashi Legend oppure Saboride. Ed è una percentuale di, ed è una, un quantitativo di danno aggiuntivo all'attacco che voi fate normalmente. Ovvero, per esempio, la special di Sabo infligge 55 per dell'attacco del personaggio che ha attaccato, oltre al danno che fa il personaggio stesso. Quindi questo vuol dire che infligge qualcosa come 100.000 piuttosto che 90.000, 80.000, dipende dal quantitativo di attacco che ha il personaggio che ha effettuato l'attacco. L'effetto si attiva solo nel caso in cui facciate Great, Perfect o Good. Nel caso in cui non facciate nessuno dei tre, l'effetto non si attiverà. Andando avanti troviamo invece questo specie di bambolotto. Questo è il potere di Sugar, è un potere particolare, ce l'ha solo lei. Praticamente sotto il 20% Sugar può trasformare i nemici in bambolotti. Basta, non c'è nient'altro da sapere, solo questo. Trasforma i nemici in bambolotti e quindi li sconfigge. Fine. Molto forte Sugar, ma anche lei è situazionale. Troviamo infine quella specie di cerchiolino giallo con la P di fianco. È più semplice fare Perfect. È più semplice fare Perfect. Questo vuol dire che anche se farete per esempio un Great, nella maggior parte dei casi, diciamo, il gioco vi darà una mano e vi farà fare comunque Perfect anche se avrete fatto Great. Nel caso sotto, invece, col cerchiolino blu sarà più difficile fare Perfect. E questo vuol dire che il gioco, invece che anziché darvi una mano, vi darà più fastidio nel fare i Perfect. Abbiamo inoltre quella specie di pugno rosso in basso che sembra che rompa il pavimento. Aumenta il danno ricevuto. Questo è un debuff che hanno pochi personaggi, per esempio Odie Jones della storia, piuttosto che Apu del Colosseo, piuttosto che Ideo del Colosseo. Aumenta il danno ricevuto normalmente di un certo quantitativo, comunque di solito è specificato. È un debuff che di solito vi mettete voi stessi, cioè un debuff che fate voi volontariamente per garantirvi un potere d'attacco magari migliore per poter sconfiggere i nemici nel minor tempo possibile. Naturalmente sono rari i casi, comunque può capitare. Quello sotto è l'affinità di colore. L'affinità di colore. Questo qui, che sembrano le sei sfere, i sei colori, i cinque colori dei personaggi, praticamente consistono nel dare più attacco ai personaggi che sono opposti fra di loro, ovvero i rossi faranno più danno ai verdi, i verdi faranno più danni ai blu e i blu faranno più danni ai rossi.
Quindi in pratica sulla base del contrasto di colore avrete più danno sfruttando il tipo opposto del personaggio che state affrontando. Molto molto utile, è un altro tipo di boost d'attacco molto molto usato per aumentare il danno che il nemico subisce. Abbiamo inoltre quella specie di orb con una barra sopra. Gli orb negativi e block non ci diminuiranno l'attacco, questo è un potere che hanno in pochissimi, principalmente la fit, e praticamente invece che rendervi gli orb negativi li renderà degli orb neutrali e quindi non avrete diminuzioni d'attacco. Avete poi la freccia rossa e la freccia blu che si rincorrono. Quello è lo switch del capitano. Può capitare sia per i nemici che per quanto riguarda invece i vostri personaggi. Per esempio Smoker G5 avrà questo effetto. Verrà cambiato al posto del vostro capitano. E eventualmente attiverà anche degli effetti un po' particolari. Comunque di per sé questi sono gli effetti. Verrà cambiato come capitano e la sua abilità da capitano diventerà l'abilità della squadra, quindi praticamente prenderà proprio il posto del vostro capitano attuale. Andando avanti invece troviamo gli effetti attivabili esclusivamente dai nemici. Come potete vedere, vedete una bomba all'inizio. La bomba praticamente verrà messa al posto del nostro orb e vi toglierà il 10% degli HP totali se non fate almeno perfect o miss. Quindi questo vuol dire che se fate good, great, voi riceverete il 10% dei vostri HP totali come danno e quindi non è bello. Dovete cercare di evitarlo e fare perfect oppure missare apposta. Se misserete la bomba si spegnerà e quindi voi non avrete più danno ricevuto. Abbiamo inoltre l'effetto di paralisi. Il personaggio effetto della paralisi avrà una certa percentuale di non riuscire ad attaccare. Lo riconoscete subito perché vedete tipo delle scintille rosse intorno al vostro personaggio e quindi praticamente avrà una certa possibilità di non riuscire a effettuare l'attacco e di rimanere fermo. Fastidiosissimo, però ci sono un sacco di personaggi che contrastano anche questo potere ormai. Abbiamo il bind, ovvero la catena. Il vostro personaggio verrà incatenato per un numero di turni. Se si tratta del capitano, verrà anche annullata la sua abilità da capitano. Questo vuol dire che non riceverete più il boost d'attacco del vostro capitano. Gli HP tuttavia rimarranno, nel senso che per esempio se il vostro capitano boosta l'attacco di 3 e gli HP di 1.5, i vostri HP rimarranno comunque boostati di 1.5, però non riceverete il boost d'attacco. Sotto abbiamo quella specie di cerchietto colorato con di fianco una specie di riquadro, un quadratino. Quella lì è una barriera combo, o good, perfect e great. Dipende sulla base di quanti colpi gli dovete infliggere o quanti perfect, great o good dovete farli per passare attraverso lo scudo. Questi scudi avranno o dei numerini di fianco. Quei numerini sono il numero di combo che gli dovete fare per passare attraverso e quindi infliggergli danno, oppure avranno una P, una G gialla o una G blu. Sulla base di quello che vedete voi dovete fare good, great o perfect, il numero segnato di fianco allo stesso simbolino. Fare questo vi consentirà di passare attraverso la barriera e quindi riuscire a infliggere danno. C'è possibilità comunque di eludere queste barriere utilizzando per esempio Blackbeard Capitano, ma questo è... Questa è un'altra storia, poi le illusioni eccetera, quelle sono possibili con le abilità da capitano, ma per ogni singola cosa. Abbiamo poi l'effetto Despair, quella specie di scritta con il fumetto di fianco. Nel fumetto ci sarà scritto il numero di turni in cui verrete messi in Despair. Il Despair, oltre che togliervi l'attacco al vostro capitano come l'effetto di Bind, vi toglierà anche l'effetto degli HP. Quindi per esempio se avete un boost di 1.5 ai punti vita, voi... vi verranno sottratti quei punti vita dal vostro totale. Fastidiosissimo, uno degli effetti più brutti e difficili da contrastare di tutto PTC. Abbiamo poi il teschietto rosso che diminuisce i turni d'attacco. Questa qui è la rabbia. Diminuisce i turni d'attacco e aumenta anche l'attacco dei personaggi che vi attaccheranno. Fastidioso, nel senso che non potrete più stallare su quel personaggio in quanto vi attaccherà ogni singolo turno, aumenterà l'attacco, insomma diventa
po' difficile da sostenere. Abbiamo inoltre questa specie di occhio bianco con la barretta di fianco e nasconde l'animazione dei colpi. Questo vuol dire che non vedrete più quando farete good, great o perfect. Fastidiosissimo per chi ha appena cominciato a giocare e quindi non è capace di hittare i perfect. E a dire la verità, anche per tanti anziani è difficile riuscire a colpire attraverso la cecità, ecco, questo è un po' più complicato. Però è fattibile, non vi dovete spaventare per così poco. Abbiamo inoltre lo scudino, ovvero l'aumento della difesa dell'avversario. L'avversario si aumenterà lo scudo di un tot. Abbiamo quella specie di simbolino con tutto rosso e giallo. Quello lì è un anti-debuff, ovvero praticamente non potrete effettuare né delay né avvelenamento su questo personaggio, né anti-debuff. Non potrete assolutamente effettuare debuff su di lui. Questo tipo di simbolino appare anche con di fianco un cerchietto con il simbolo del delay. Se gli appare di fianco il simbolo del delay, vuol dire che non può essere spostato nei turni, ma può essere avvelenato, può essere diminuita la difesa, eccetera. Praticamente è un anti-debuff unico, cioè specifico per quel tipo di azione, non può essere spostato di turni. Abbiamo anche gli anti-debuff del veleno, che hanno invece di fianco il teschietto. Comunque hanno tutti di fianco il simbolino corrispondente. Se andate col dito schiacciando sul simbolino che vedrete in alto a destra, vi verrà fuori anche la descrizione di che cosa bloccherà quell'anti-debuff, quindi non vi preoccupate. Abbiamo inoltre un omino giallo con delle freccine rosse su di lui. Quella è una specie di provocazione, siamo obbligati ad uccidere lui prima di attaccare gli altri, non potremo in alcun modo spostare il nostro bersaglio, dovremo per forza uccidere lui prima di uccidere tutti gli altri. Abbiamo poi l'effetto silence, ovvero l'effetto silence è quello che vi blocca la possibilità di utilizzare le vostre special, oppure aumenta i turni delle vostre special. Questo che cosa vuol dire? Che praticamente non potrete utilizzare le special, le potrete utilizzare in numero limitato, oppure semplicemente vi riavvolgeranno la special e quindi dovrete aspettare ancora un po' prima di poterla attivare. Abbiamo poi sotto una specie di esplosione con la freccia in basso. Questo è il contrario dell'aumento di moltiplicatore, ovvero riduce il moltiplicatore. Per esempio, di solito lo portano molto basso, come a 1 e 1, no? Quindi al posto che essere 2.5, cioè il massimo che potete raggiungere come moltiplicatore normale, sarà ridotto e quindi infliggerete molto meno danno. Quello sotto è il contrattacco, quella specie di pugno con l'esplosione rossa dietro, è il contrattacco. Il nemico infliggerà una parte del danno che ha subito, non tutte le volte lo infligge alla fine del turno, alcune volte sì. Tante volte lo infligge per esempio quando arriva al 20% di salute, piuttosto che quando arriva il suo turno vi contrattaccherà, vi toglierà il quantitativo di vita che gli avete tolto. Fastidioso, dovete sapere come procedere con questo effetto. Abbiamo poi l'anti-bind. L'anti-bind è la carne con sopra la X. Praticamente non potrete più recuperare HP in nessuna maniera possibile. E lì, gran parte delle volte, se utilizzate i team zombie, questo debuff vi ucciderà. Non potrete fare in alcun modo per riuscire a sopravvivere quando vi toglierà il recupero. Quindi ragazzi, questi sono tutti i buff e i debuff, vi parlerò dei socket, vi volevo dire una cosa specifica, principalmente volta a spiegarvi come mettere i socket. I socket sono fatti sulla base di due colonnine, ovvero nella prima colonnina, se non mi sbaglio, ci sono il bind, il despair, il damage reduction, lo special cooldown e l'auto heal. Questi sono i 5 della prima colonna di sinistra. Ragazzi, nel 99% dei casi voi dovrete mettere quelli. Il damage reduction è quello opzionale, nel senso se disponete soltanto di 4 socket, voi mettete gli altri. Se disponete di, per esempio, 2 socket, mettete soltanto il bind e il despair. Se invece disponete di 3 socket, mettete bind, despair e auto heal, che sono i 3 più importanti in assoluto.
Quindi ragazzi, la parte a destra dovete considerarla solo nel momento in cui, per esempio, considerate Barba Bianca. Barba Bianca, se avrà gli HP sopra un certo livello, busterà l'attacco di 1,75 anziché di 3. In quel caso è chiaro che non dovete mettergli l'auto heal. L'auto heal non ha senso su personaggi come Barba Bianca, e a quel punto dovete mettergli gli orb. Gli orb sono l'unico elemento della colonna di destra vagamente utile, aumenta la possibilità di trovare orb matching. È la possibilità da mettere per chi comunque non ha, non può mettere altri determinati tipi di, slot, di socket sulla sinistra. Gli altri tipi di socket sulla destra sono pressoché inutili, non li danno a nessuno, sono il damage reduction del tempo e del veleno. E poi ci sono la resilience e un altro potere che è talmente inutile che non mi ricordo. Quindi ragazzi, teneteli esclusi. La resilience vi dà una certa possibilità di rimanere con uno di vita, anche se la percentuale è bassissima, evitate, ed è inutile stare lì a scommettere su una cosa. Stessa cosa per quanto riguarda le riduzioni del danno da veleno o del danno da tempo, cioè per esempio nello Stage DN lui utilizzerà i fulmini. Evitate di portare quel tipo di socket, perché comunque c'è per forza il modo di affrontare uno stage anche senza avere quel socket. È molto meglio avere l'auto heal piuttosto che avere la riduzione del danno da tempesta. Quindi ragazzi, io spero di essere stato chiaro, spero di esservi stato utile, esplicativo al massimo per capire quali sono le cose principali che dovete considerare. E direi che qui ci siamo, ho detto tutto. Se avete ancora qualche dubbio, chiedetemi naturalmente, non c'è nessun problema. Comunque la guida sarà sempre più ampliata nel tempo, non vi preoccupate, non è finita qui. Arriveranno tantissimi altri video specifici su altri tipi di argomenti. D'accordo ragazzi, io direi che qui da Mapau è tutto e noi ci becchiamo ad un prossimo video.